Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial. Abbiamo visto in precedenti tutorial per quanto riguarda il corso di Access come creare una casella combinata dove ricercare dei dati all'interno di una maschera, di una tabella, eccetera. E vi faccio l'esempio che abbiamo in biblioteca, sia personale che anche nella biblioteca scolastica, dove appunto abbiamo inserito una casella combinata per la ricerca, in dove abbiamo inserito anche tutto. Se vi ricordate, con un codice particolare, noi possiamo intervenire qui nella nostra casella, ad esempio, per cercare un titolo, eccolo qua, e poi con tutto, vedete, se clicchiamo su tutto, visualizziamo di nuovo tutti i file. In questo modo noi cosa facciamo? Quando noi andiamo a cercare, ad esempio, un libro, e attiviamo il titolo, vedete, si crea un filtro. Praticamente noi creiamo un filtro tramite questa casella combinata. Qui adesso ci appaiono i due titoli che corrispondono a quello che abbiamo inserito dentro, oppure se adesso qui andiamo, clicchiamo su tutto, il filtro scompare e ci visualizza tutti i nostri titoli. Poi vi ricordate, se entriamo dentro e cominciamo a scrivere, per esempio, come a piedi nudi nel parco, vedete, poi vedete piedi. Ecco qua che mano a mano che noi scriviamo ci vengono elencati tutti i nostri titoli dei libri che contengono quelle poche righe che abbiamo scritto, lettere che abbiamo scritto. Quindi adesso se premiamo invio, ecco qua che attiviamo il filtro e ci vengono visualizzati i titoli con questa descrizione. Ora, questo è un esempio naturalmente molto pratico, ma adesso andiamo a vedere come creare noi un filtro con il codice in una casella appunto combinata. E questo lo vediamo, vedete, sempre con la nostra rubrica telefonica. Abbiamo cominciato con il corso di database con la rubrica telefonica, continuiamo e vediamo un po'. Allora, avevamo inserito, qui vedete, una casella con cerca il nominativo per cognome, una casella normale. Non è una casella di riepilogo, è una casella combinata. Quindi qui ho scritto alcuni nomi, abbiamo Cordelli Daniele, che è il mio, poi D'Amico Sandro, Rossi Marcello e Rossi Mario. Ora quindi torniamo dall'inizio, andiamo a fare la nostra ricerca, proviamo Rossi. Quindi Rossi, anzi scriviamo solo Ross, vedete? Poi facciamo cerca con il nostro pulsante che avevamo creato, vi ricordate? E qui adesso si è creato un filtro. Perché vedete abbiamo Rossi Marcello, nominativi uno di due, quindi andiamo avanti, vediamo l'altro, Rossi Mario. Quindi ripristiniamo, abbiamo tutti i nostri dati inseriti dentro, e adesso andiamo a vedere, vedete andiamo a vedere qui abbiamo D'Amico Sandro, e questo è un errore che adesso vi voglio far vedere, che naturalmente ho fatto anch'io, adesso quindi vi dico poi come non farlo più, vi insegno la tecnica e andiamo a vedere di inserire D'Amico. Quindi possiamo fare di apostrofo, andiamo a vedere, cerca e guardate, ci dà un errore. Ci dà un errore questo perché? Perché in questo con il codice che abbiamo inserito non è possibile inserire l'apostrofo, cioè access non proprio. L'apostrofo non lo considera e quindi è un errore per lui. A questo punto ci conviene cambiare codice e inserire una cosa un po' più semplice, come ad esempio un filtro dove noi possiamo poi attuare questo filtro e anche disabilitarlo. Adesso andiamo a vedere come fare. Innanzitutto andiamo a vedere il nostro codice, quindi entriamo in struttura. Questa è la nostra casella, vedete? Che è il testo 321, poi gli diamo poi anche un nome, e qui abbiamo il nostro pulsante cerca e ripristina con un evento su clic, adesso ve lo porto qui, e andiamo a vedere, vedete, il nostro codice che abbiamo imparato ad inserire per fare una ricerca, vedete, con tutta selezione del cognome, tutti i nostri dati, dove, eccolo qua, vedete, qua, dalla tabella rubrica, e cosa devi cercare? Devi cercare un cognome, poi con like vedete qualsiasi elemento che viene inserito appunto nel testo 321 con il punto value, e poi in ordine di cognome e nome. L'abbiamo già visto, adesso non lo commento perché andatevi a vedere il tutorial del corso. Adesso questo lo possiamo proprio eliminare, eliminiamo poi tutto, lo cancello, taglia, poi chiudiamo. Andiamo a vedere qui la routine evento, proprio togliamo
completamente. Innanzitutto andiamo a vedere qui la nostra casella, che la trasformiamo da una casella normale. Tasto destro del mouse, vedete, cambia in casella combinata. Poi i dati, andiamo a prenderli, quindi i nostri dati, origine riga, andiamo a prendere naturalmente la nostra rubrica, chiudi, e mettiamo cognome e nome, quindi abbiamo due dati inseriti dentro la nostra query. Quindi salviamo e chiudiamo. Ora andiamo qui sempre in formato, poi abbiamo il numero di colonne, mettiamo 2, possiamo mettere adesso 2,5, adesso così a caso, 2,5, punto e virgola, 2,5 per la dimensione del cognome e del nome. Andiamo a vedere, quindi abbiamo visualizza maschera, e qui vedete, ecco qui, abbiamo i nostri cognomi e i nostri nomi. Diamo anche un nome alla nostra casella che abbiamo appena creato, quindi andiamo in alto, vedete non è più testo 321, ma possiamo inserire cerca cognome, così abbiamo anche dato un nome. Ora ci posizioniamo qui sul nostro pulsante, stavolta non è cerca di pista ma solo cerca, quindi mettiamo cerca, ecco qua, lo spostiamo un attimo, lo impiccioliamo. E poi andiamo qui, sempre nelle nostre finestre di proprietà, negli eventi, e su clic clicchiamo e inseriamo, cominciamo a inserire il nostro codice. Come al solito lo incollo e poi lo studiamo insieme. E vi ricordo sempre che potete scaricare il codice in formato testo, sempre dal mio sito. Allora guardate, iniziamo con scrivendo me punto e il filtro, cioè noi dobbiamo praticamente creare il nostro filtro. Quindi il mio filtro sarà uguale a che cosa? Aperte le virgolette al cognome, poi vi ricordate like per cercare qualsiasi dato all'interno della nostra casella combinata, e poi chiudiamo le virgolette. La E commerciale per unire il tutto, e dobbiamo inserire questo carattere che è in ASCII, il 34, che sono le doppie virgolette. L'ho già spiegato nel tutorial per quanto riguarda la creazione di un pulsante di ricerca, perché in questo modo noi riusciamo a inserire le doppie virgolette con un sotterfugio. Quindi CHR, aperta parentesi, 34, chiusa parentesi, poi E commerciale, sempre i nostri aperte virgolette, poi vedete l'asterisco e chiuse le virgolette, perché noi dobbiamo cercare qualsiasi dato che sia contenuto qua dentro, quindi alla cerca cognome, quindi e commerciale, me punto cerca cognome, che è il nome dato alla nostra casella combinata. Chiudiamo qui, vedete, le doppie virgolette con l'asterisco, poi e commerciale è sempre il nostro carattere 34. Vi ricordo che questa spiegazione l'ho già data appunto nel tutorial per quanto riguarda la ricerca da pulsante di un dato. E anche questo, vedete, è il jolly praticamente per ricercare tutti i dati che vengono contenuti qua dentro. E adesso qui dobbiamo attivare il nostro filtro, quindi andiamo a scrivere, vedete, proprio adesso ve lo faccio vedere, se andiamo a scrivere me punto, poi sempre filter, eccolo qua, c'è filter, vedete, on, che sarà uguale, cioè dobbiamo attivarlo, quindi uguale a vero true. Poi dobbiamo naturalmente aggiornare tutto la maschera perché avvenga tutto questo, e poi puliamo la nostra casella combinata che cerca cognome inserendo doppie virgolette e doppie virgolette. Adesso andiamo a vedere, chiudiamo e facciamo la nostra bella prova, quindi la nostra maschera, abbiamo rossi due volte, vi ricordate, quindi R, ecco qui viene rossi, cerca. E qui viene il filtro, vedete, uno di due, quindi Rossi Mario e Rossi Marcello. E naturalmente non possiamo più andare avanti e indietro perché adesso viene filtrato. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo sempre in struttura, poi abbiamo il nostro pulsante cerca, inseriamo un altro pulsante, sempre qua, facciamo annulla, questo qui sarà naturalmente aggiorna. Ed è semplicissimo, anzi adesso allargo un pochino, facciamo un po' più grandino, poi dopo va tutto sistemato naturalmente. Il nostro aggiorno è sempre evento su clic, molto semplice, quale sarà gestione codice, e qui vedete, qui abbiamo fatto me filter on uguale a true, e noi scriveremo invece me punto filter on, poi uguale, e stavolta false. Eccolo qua, chiudiamo. Andiamo a vedere, quindi
ancora rossi, ecco qua, cerca, poi vedete si pulisce la nostra casella combinata, abbiamo il nostro filtro, aggiorna, ecco qua che togliamo il nostro filtro. Adesso andiamo a fare la prova, vi ricordate, con il nostro apostrofo, quindi torniamo indietro, proviamo a scrivere D apostrofo, ecco qua ci viene D'amico, cerca, ed ecco qua che non abbiamo più nessun problema. Con l'inserimento del nostro filtro e inoltre, vedete, dei nostri caratteri, scusate qua, doppie virgolette, il nostro carattere con questo codice, con il filtro non abbiamo più nessun problema. Chiudo e vado in maschera, ecco qua. Quindi ricordatevi di innanzitutto correggere l'errore che ho fatto io e che vi ho fatto fare a voi, e poi oltretutto questa è una soluzione molto più semplice, con, attuando un filtro con i due pulsanti cerca e aggiorna. Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.